marzo con il segno più per il fatturato dell'industria italiana. Secondo i dati Istat, al netto dei fattori stagionali, l'aumento è stato su base mensile dell'1,6%. L'incremento è stato sia sul mercato interno che quello estero. Nel primo trimestre dell'anno il fatturato è cresciuto del 3,5%. A trainare l'aumento sono i beni strumentali, quelli intermedi e l'energia, mentre i beni di consumo hanno fatto registrare un calo. Il confronto su base annua è poco significativo, perché nel marzo 2020 l'Italia era in pieno lockdown per l'emergenza Covid-19. 200.000 posizioni stagionali e 500.000 stabili in meno. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, che fanno luce sulla devastazione che la pandemia da Covid-19 ha comportato per il turismo italiano. Nel 2020 il numero degli occupati nel settore è calato vertiginosamente e le giornate retribuite sono diminuite del 38%. Nel settore ricettivo si registra una perdita di 233 milioni di presenze, con una flessione media del 53,4% rispetto all'anno precedente e con punte che in alcune località hanno superato l'80%. Il costo occupazionale di questa catastrofe è di un crollo del 37,3% dell'occupazione dipendente negli alberghi italiani, con picchi del 45,5% per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato. L'EPAP, ente di assistenza e previdenza pluricategoriale, ha avviato il progetto di formazione per la diffusione della cultura previdenziale. Si tratta di un corso modulare focalizzato sugli argomenti ritenuti fondamentali nelle politiche di welfare attivo. L'iniziativa è modulare, con focus specifici su temi di attualità e coinvolgerà gli amministratori dell'ente e dirigenti ordinistici. Abbiamo ritenuto che, visto le tematiche che affronta un ente di previdenza, fosse necessario implementare verso gli amministratori eletti e anche verso i dirigenti ordinistici tutte le materie dell'ente di previdenza che sono agli atti giornalieri della nostra attività governativa. L'esperienza di 5 anni fa è stata molto apprezzata dagli amministratori, oggi l'abbiamo ripetuta in 5 appuntamenti che andranno fino a ottobre del corrente anno e con relatori importanti, relatori che entreranno nel merito delle singole materie amministrate all'interno dell'ente e secondo anche i ruoli che ogni amministratore ha. I relatori sono esperti del settore, con esperienza universitaria, ministeriale ed esperti dell'ADEP, Associazione degli Enti Previdenziali Privati. Gli ultimi avvenimenti di tipo pandemico hanno accelerato quella che era la sensibilità e l'esigenza di rendere sempre più attenti alle questioni previdenziali. Noi cerchiamo, per quanto riguarda i nostri iscritti, di garantirgli da un lato la sostenibilità e l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali, ma d'altro lato anche favorire la tenuta del lavoro, che sta evidentemente cambiando tanto. Pian piano, grazie anche ai vaccini, si sta rientrando nella normalità e per le nostre imprese si ripresenta l'opportunità dell'internazionalizzazione. Ovviamente c'è bisogno di aiuti istituzionali, il nostro prodotto, grazie al Made in Italy, ha know-how acquisito nei secoli anche attraverso un cambio generazionale, è riconosciuto in tutto il mondo, però bisogna fare in modo che ci sia competitività nei confronti di quelle aziende che hanno un basso costo di manodopera. C'è bisogno di aiuti istituzionali su quella che è la digitalizzazione, sull'internazionalizzazione attraverso sgravi contributivi e fiscalità di vantaggio sulla quota di esportazione. Solo così il nostro paese e le nostre imprese possono diventare più competitive.